Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e buon sabato. Si continua ad osservare in Italia un livello generale di rischio alto Covid. 10 sono le regioni che hanno ancora un livello di rischio molto alto. Le altre 11 regioni, oltre le province autonome, hanno una classificazione di rischio moderato, di cui 7 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. 16 regioni hanno un RT puntuale maggiore di 1. Tra queste, una regione, dunque la Campania, ha un RT con limite inferiore e maggiore di 1,5, compatibile con uno scenario di tipo 4, e due, quindi Piemonte e Friuli, hanno un RT con il limite inferiore e maggiore di 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. 12 regioni hanno un RT nel limite inferiore, compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre regioni invece hanno un RT compatibile con uno scenario di tipo 1. Tutte le regioni, quindi tranne 6, hanno riportato allerte di resilienza. Due di queste, la Campania e il Veneto, riportano molteplici segnali di allerte di resilienza. È necessario continuare a mantenere rigorose misure di mitigazione nazionale, alla luce dell'elevata incidenza, l'aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri. L'aumento dei casi dovuti alle varianti del virus SARS-CoV-2, quindi, impone la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità e quindi evitare in genere tutti i contatti non necessari fuori dalla propria abitazione. Ma ascoltiamo il punto di Giovanni Rezza dalla cabina di regia. Questa settimana l'RT resta, come la scorsa settimana, fisso sull'1,16, quindi al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda invece l'incidenza, vediamo una tendenza all'aumento e ormai supera i 250 casi per 100.000 abitanti, quindi un'incidenza particolarmente elevata. Aumenta purtroppo anche il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, che è intorno al 36%, quindi ben al di sopra della soglia del 30%, e raggiunge la soglia del 40% l'occupazione dei posti di area medica. Stante la situazione epidemiologica, è bene continuare a rispettare le regole, mantenere il distanziamento sociale e soprattutto è importante un'accelerazione della campagna vaccinale. Si sono vaccinati oggi al drive-thru della difesa alla Cecchignola a Roma il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio. Ad entrambi, che hanno atteso in fila assieme ad altri cittadini e militari, seguendo i regolari protocolli per la somministrazione, è stata inoculata la dose di AstraZeneca in una delle tende allestite ad hoc nella struttura. Non mi sono ancora presentato, ma farò AstraZeneca, ha invece affermato Mario Draghi in conferenza stampa. Disdette ferme al 5-10%, qualche timore, ma soprattutto la consapevolezza diffusa che solo vaccinandoci si potrà finalmente tornare a vivere. Gli italiani hanno accolto favorevolmente il nuovo via libera dell'EMA e dell'AIFA ad AstraZeneca e si sono presentati negli hub e nei luoghi dopo 4 giorni di stop e ripresa la somministrazione del farmaco dell'azienda anglo-svedese. Dal drive-thru allestito alla difesa del Parco Trenno di Milano alla Nuvola di Fuxas a Roma, le prenotazioni sono state rispettate e solo una piccola parte, stando a quanto comunicato dai diversi centri vaccinali, ha rinunciato a presentarsi. Evidentemente più che gli allarmi hanno pesato le valutazioni degli esperti, con l'AIFA che ha ribadito però come i benefici del vaccino AstraZeneca superino ampiamente i rischi. Passiamo però ora ai contagi sul territorio nazionale. Sono 25.735 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Italia dal Ministero della Salute ieri, 19 marzo, su un totale di 364.822 tamponi. 386 sono i decessi nelle ultime 24 ore, mentre il tasso di positività è al 7%. I ricoveri nei reparti ordinari aumentano di 164 unità. Quelli in terapia intensiva di 31, a fronte però di 249 ingressi registrati. In Campania, invece, il bollettino divulgato dall'unità di crisi regionale registra 1.997 positivi, di cui asintomatici 1.369 e sintomatici 628. I tamponi molecolari del giorno sono stati 18.420, mentre gli antigenici 3.415. I deceduti sono stati invece 13, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Si
Si giunge dunque ad un totale di deceduti di 4.843. I guariti sono invece 1.205, per un totale di 209.805. Per quanto riguarda invece il report posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva disponibili, di cui occupati 155, mentre i posti letto di degenza disponibili, come ben sappiamo, sono 3.160. Riprese intanto ieri in Campania le vaccinazioni con AstraZeneca, come da pronunciamenti dell'EMA e le disposizioni dell'AIFA. A renderlo noto è proprio l'unità di crisi della regione e si procederà normalmente, secondo il calendario delle prenotazioni già previsto. A fare il punto della situazione Covid in Campania è stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta social del venerdì. Ascoltiamolo però in un estratto. Ieri è stata una giornata triste, è stata la giornata del ricordo delle persone morte di Covid nel nostro paese, oltre 100.000 persone. Voglio rinnovare il mio saluto affettuoso alle famiglie che hanno perduto propri cari, che hanno vissuto momenti drammatici. Tanti anche nel mondo sanitario facevano fatica a capire la dimensione del problema. Mi auguro che quello che abbiamo imparato in quelle giornate drammatiche, che stiamo rivivendo in queste settimane, non ci facciano dimenticare la gerarchia dei valori, la vita prima di tutto, la vita. Prima di tutto. Ha detto Draghi, è stata una giornata di dolore ma anche di speranza. Vedete, noi abbiamo avuto cose probabilmente inevitabili, siamo stati la prima regione d'Europa ad essere investita dall'onda del contagio. Ma tante cose si potevano evitare. Sicuramente quello che è accaduto nelle residenze sanitarie assistite poteva essere evitato. Oggi chiudiamo la vicenda di AstraZeneca. L'EMA, l'ente, l'Agenzia Europea per la validazione dei vaccini ha certificato che AstraZeneca è un vaccino sicuro. Riprendiamo anche in Campania da oggi alle 15 la campagna di vaccinazione con il vaccino AstraZeneca. La situazione della Campania è una situazione delicata ad oggi. Sapete che siamo in zona rossa, qualche piccola area di irresponsabilità rimane. Nella settimana dal 1 al 7 marzo l'indice RT regionale, cioè l'indice che misura la contagiosità, era dell'1,5%. Nella settimana dall'8 al 14 marzo è dell'1,65%. Cioè un paziente contagiato contagia un cittadino e mezzo come media statistica e più. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo vaccinato con la prima dose 633.000 nostri concittadini. Prime dosi 422.000, seconde dosi altri 211.000. Ma già avere 633.000 cittadini che hanno avuto il primo vaccino già è un dato rilevante, perché già abbiamo realizzato una forma di barriera che copre al 50%, ma copre. Violenze e botte per aver postato sui social dei video in cui ballava con i propri figli. Questo quanto accaduto nel napoletano, dove una donna per mesi ha subito le continue vessazioni di suo marito, un 43enne di Parcaturo già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, infatti, da circa 9 mesi in più occasioni e con reiterate minacce e violenze, aveva causato alla moglie un grave stato di ansia e di paura, creando anche un clima di terrore all'interno dell'ambiente domestico. In un'occasione ha finanche picchiato la moglie con un bastone di legno e le ha causato delle lesioni medicate all'ospedale di Giugliano in Campania.
L'ultimo episodio è accaduto l'altra sera, quando il 43enne ha iniziato ad urlare e minacciare la compagna fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno quindi arrestato. L'uomo, secondo quanto emerso, se n'era andato di casa per un paio di giorni, era poi tornato all'abitazione coniugale. La moglie non voleva farlo entrare per paura. Il motivo di tanta violenza, secondo quanto emerso, era la sua gelosia per dei video che la vittima, sua moglie, aveva pubblicato sui social mentre parlava proprio con i suoi figli. Passiamo ora a Napoli. Il comando provinciale della Guardia di Finanza locale, nel corso di due distinte operazioni, ha sequestrato tra Ottaviano e Terzigno oltre 220 tonnellate di pellet e un autolavaggio abusivo. In particolare, la compagnia di Ottaviano, nel corso di un primo intervento, ha individuato in pieno centro un immobile di 600 metri quadrati, sequestrando oltre 13.000 sacchi di pellet pronti per essere messi in commercio. Denunciato ovviamente il titolare dell'attività commerciale, che è risultato poi sprovvisto di autorizzazioni di conformità edilizia e urbanistica, oltre che di certificazioni antincendio. Tenuto conto però che il centro logistico era destinato allo stoccaggio di materiale infiammabile. È stata riscontrata poi, secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, l'idoneità dei locali a conservare un simile quantitativo di pellet, con conseguente situazione di potenziale pericolo per l'intero circondario. Nel corso invece del secondo intervento, ad insospettire le fiamme gialle, è stato un andirivieni di auto e persone presso un edificio a Terzigno. Qui la stessa compagnia ha infatti scoperto un'attività di lavaggio auto abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione, che sversava le acque reflue all'interno di un pozzetto scollegato dalla rete fognaria. In anticipo, come di consueto, il sabato il bollettino Covid a Caserta con i contagi delle ultime 24 ore. Si sono registrati 324 nuovi positivi con 2.695 tamponi processati ed un tasso di incidenza che si attesta al 12,02%. I guariti odierni sono 233, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono invece 3, con un aumento generale di 88 positivi attuali. Le città però con il maggior numero di attualmente positivi restano Caserta con 608, Maddaloni con 515, Marcianise con 400 e Aversa con 343. I comuni invece Covid-free sono al momento Prata Sannita, Pratella, San Gregorio Matese, Fonte Greca, Liberi, Raviscanina e Aliano. Cresce la paura Covid a Santa Maria a Vico con 192 attuali positivi. Un nuovo decesso e 862 guariti. I concittadini ospedalizzati in gravi condizioni, oltre 23 persone in quarantena. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Andrea Pirozzi, che spiega la nuova stretta per la lotta al coronavirus. Lo ascoltiamo. Partiamo quest'oggi con questo videomessaggio, salutando ancora e facendo le condoglianze alla famiglia Affinita. In questi giorni abbiamo perso, causa Covid, un altro nostro concittadino, il caro Antonio. Alla famiglia il mio cordoglio e il cordoglio dell'intera amministrazione comunale. Come vedete, la situazione è drammatica e pertanto il Covid sta coinvolgendo totalmente la nostra comunità, per cui è il momento della massima attenzione. Voglio dirvi subito i dati attuali della giornata odierna per quanto riguarda i positivi. Oggi abbiamo ancora 192 positivi, per cui questo è un dato che va aumentando giorno dopo giorno, e registriamo 862 guariti e 23 in quarantena. È ancora una situazione drammatica, e pertanto tutti noi siamo chiamati al rispetto delle regole in maniera puntuale e precisa se non vogliamo che questo dato continua ad aumentare. Procedono speditamente i lavori di riqualificazione del cimitero di Casola, in via di completamento la realizzazione di nuovi viali di accesso dopo la sistemazione dell'impianto fognario. Nella prima parte dell'intervento erano stati già completamente rinnovati i viali interni ed il piazzale esterno con la realizzazione del sistema di raccolta, canalizzazione e scolo delle acque piovane oltre la posa del nuovo asfalto.
Questa è la nota pubblicata sulla pagina Facebook da parte del Comune di Caserta. Ma non solo. Con l'apposizione della segnaletica e della recinzione sono poi partiti ufficialmente i lavori di riqualificazione della villetta di Padre Pio, prevista proprio nell'ambito del programma integrato Città Sostenibile. Riqualifichiamo un'area verde importantissima, ha spiegato il sindaco Carlo Marino, frequentata da tante famiglie casertane. Ormai le condizioni di degrado in cui versava rendevano assolutamente necessario intervenire. La villetta di Padre Pio diventerà un vero e proprio parco verde inclusivo, privo di barriere architettoniche e quindi un luogo di incontro per bambini, genitori e nonni. Sarà un parco nuovo il cui progetto è stato rivisitato grazie alle indicazioni ricevute dalle associazioni ambientaliste, con strutture innovative, prive di barriere architettoniche, piste ciclabili, giostrine moderne, pavimentazione nuova, ampi spazi verdi e infine aree attrezzate. Neanche il tempo di godersi il passaggio ai quarti di finale che la Roma dovrà nuovamente scendere in campo per quello che può rappresentare un vero e proprio spareggio Champions. Domenica infatti alle 20.45 allo Stadio Olimpico c'è il Napoli nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Dopo il passo falso di Parma e la vittoria di Partenopea a Milano con il Milan, le due squadre sono ora entrambe a 50 punti in classifica, gli azzurri però con una partita in meno. Ed entrambe puntano l'Atalanta al quarto posto. Arbitra la sfida Di Bello della sezione di Brindisi. Fonseca deve rinunciare a Bruno Perez per la squalifica, oltre a Mkhitaryan, Veretout e Zaniolo per infortunio. La speranza però del tecnico portoghese è di poter recuperare almeno Chris Smalling, che però potrebbe partire al massimo dalla panchina. Conferma dunque per Cristante in difesa con Mancini e Ibañez ai lati. Dzeko dovrebbe tornare titolare, supportato da Pellegrini e Pedro, in ballottaggio con il Shalawi. Mancini torna titolare dopo aver inizialmente riposato in Europa League. Gattuso si affida alla formazione tipo delle prime uscite. Mertens prima punta con Insigne, Zielinski e Politano alle sue spalle. Di Lorenzo squalificato in difesa, mentre al suo posto ci sarà Isai. Mediana invece composta da Fabian Ruiz e Demme. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.